questa giornata che è un po' particolare, mi sembra di capire, perché vista la partecipazione direi che le motivazioni sono più che valide. Se sai spiegarci in sintesi quali siano. Sì. 16 gennaio del 91 iniziò la guerra dei 25 anni, una nuova fase di guerra che ha coinciso con il crollo del blocco sovietico e che hanno visto il mondo trasformare da mondo bipolare a mondo unipolare. Questi 25 anni li abbiamo trascorsi con guerre volute dagli Stati Uniti d'America, che sono la potenza egemone dell'imperialismo atlantico, e hanno seminato terrore, morte e distruzione in tutto il mondo, in Iraq, in Afghanistan, in Jugoslavia, in Libia. Oggi vediamo due fronti aperti che sono il fronte siriano e il fronte ucraino. Ciò che accomuna questi due fronti, così come il fronte libico, è che c'è in atto un'aggressione politica, militare ed economica nei confronti di Russia e Cina. L'obiettivo dell'imperialismo atlantico è quello di arginare militarmente, economicamente e politicamente Russia e Cina, che a nostro avviso non sono potenze imperialiste, ma sono potenze ad oggi aggredite. In Siria, così come in Ucraina, così come prima in Libia, abbiamo visto la manipolazione dei media riguardo ai fatti che sono accaduti. Ci hanno raccontato di rivoluzionari, di cosiddetti ribelli. In verità abbiamo scoperto, noi fin dall'inizio avevamo capito, che erano mercenari, la stragrande maggioranza mercenari foraggiati e addestrati dagli Stati Uniti d'America. Non è un caso che il 26 settembre il senatore repubblicano McCain, dopo che grazie al cielo la Federazione Russa ha deciso di intervenire per arginare la barbarie dell'ISIS, il senatore McCain ha dichiarato che la Russia stava bombardando anche i ribelli addestrati e finanziati dalla CIA. L'ha dichiarato McCain, non lo dichiariamo solo noi, McCain. Perfetto. Ci rendiamo conto di chi stiamo parlando? Posso chiederti, mi è sembrato di capire che ci sia una manifestazione che però è divisa un po' in due parti, in due spezzoni, se riesci a spiegarci le motivazioni delle differenze, del perché questi distinguo. Noi siamo scesi in piazza come Comitato contro la Guerra a Milano, abbiamo dietro di noi 150-200 compagni, e non mi sembra un pessimo risultato, perché riteniamo che le parole d'ordine della piattaforma Eurostop siano state confuse e abbiano lasciato spazio a interpretazioni che noi riteniamo dannose. Perché in questo momento noi riteniamo che ci sia bisogno di chiarezza, di far capire chiaramente alle persone, e le persone mi pare che lo stiano capendo, che c'è una forza insieme a degli alleati subalterni, che sono gli Stati Uniti d'America, che stanno creando questo problema. Noi riteniamo che non è possibile lanciare mobilitazioni con parole d'ordine confuse nel momento in cui la disinformazione avanza e regna sovrana. Noi diciamo chiaramente che siamo qui in piazza per solidarizzare col popolo siriano, che si riconosce nella figura del proprio presidente e delle proprie autorità legittime. Lo diciamo noi, lo dicono i partiti comunisti e operai di tutto il mondo, lo dice il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. Qui c'è tanta gente che si riempie la bocca di Palestina e poi non tiene conto dell'opinione, anzi, delle decisioni politiche dell'organizzazione progressista e laica palestinese, quella più vicina al nostro modo di vedere il mondo. Noi pensiamo quindi che sia doveroso rivendicare le nostre parole d'ordine con una partecipazione sì nella stessa piazza, ma con una piattaforma diversa, perché è giunto il momento della chiarezza per poter portare avanti un movimento antiimperialista degno della situazione che si andrà ad affrontare. Se vuoi dire qualcosa rispetto al problema NATO, visto che è un tema ricorrente e che la manifestazione si caratterizzi così, da quel che ho capito. Certo, allora io adesso ho la voce un po' rauca, ho mal di gola perché ho dormito. Abbiamo occupato il consiglio di zona 2 per difendere il centro assistenza minori. Il centro assistenza minori è un centro d'eccellenza, come dicono alcuni documenti ufficiali da parte delle istituzioni. Centro d'eccellenza lombarda, uno dei migliori centri in Italia ed Europa, e si occupa della cura di minori che provengono da famiglie disagiate. Questo centro vedrà a breve
la propria fine se non riusciamo a vincere la nostra lotta, perché hanno deciso di tagliare. Questo centro costa 2,5 milioni di euro all'anno. La guerra in Italia, la NATO in Italia ci costa 70 milioni di euro al giorno. Questo cosa vuol dire? Che in un giorno noi possiamo portare avanti 28 anni quel centro, se la matematica non è un'opinione. Un giorno di guerra costano 28 anni di un centro per i bambini. 28 anni stiamo parlando. Perfetto. Sembra quasi come quando si parla di anni luce, che uno non capisce più quali sono le distanze. Va bene. Per questo noi pensiamo che la NATO sia un problema economico, perché ci vede togliere soldi, fondi dappertutto, un problema politico perché vede l'Italia essere a rischio di attacchi. Ci stai dicendo che la NATO preordina le guerre e poi in realtà le addossa agli stati che vi partecipano, l'Italia è uno tra questi, quindi? Beh, nel senso, diciamo che ci accollano le spese? Diciamo che la NATO sì, fa anche questo. C'è un problema in Italia, in Europa, creato dalle guerre della NATO, che è il problema dell'immigrazione. Gli Stati Uniti d'America ci creano esodi di massa, creano morte, miseria, distruzione, fanno ricadere tutti i costi all'Europa. Noi pensiamo che per arginare questi problemi sia necessario arginare le cause. Noi pensiamo che sia necessario fermare le guerre che producono questi esodi di massa e pensiamo che il modo migliore appunto per venire ad aiutare tutte queste persone che sono rimaste senza casa, senza le famiglie, sia quella di dire chiaramente no guerra, no NATO, perché è soltanto fermando la guerra che possiamo fermare il crimine e tutte le conseguenze dell'immigrazione. Purtroppo in Europa, giocando sul fenomeno dell'immigrazione, stiamo assistendo alla crescita di forze reazionarie e xenofobe come il Fronte Nazionale francese, come la Lega Nord in Italia e altre forze neonaziste. Questo è un grave problema che va affrontato e va affrontato fin dalla radice. Quindi, da quel che ho compreso, mi stai dicendo che la NATO finanzia anche queste organizzazioni che sono fortemente reazionarie, diciamo, o naziste addirittura? Queste organizzazioni fanno, a volte si aprono la bocca di parole che magari possono sembrare quasi progressiste, magari ti dicono che loro sono a favore della Russia, ti dicono tutte queste sono a favore di Assad, poi alla fine della fiera abbiamo visto queste organizzazioni sempre e comunque sfilare a braccetto del sionismo e degli Stati Uniti d'America. Queste parole parlano, queste organizzazioni parlano, poi non hanno mai detto nulla contro i crimini della NATO, contro i crimini del governo statunitense. Non è un caso che Salvini, diciamo, tra un elogio a Putin e l'altro, poi alla fine della fiera che rivendica la sua appartenenza al campo atlantista, sì, e vuole, pretende di incontrare i repubblicani statunitensi, che sono i più guerrafondai all'interno degli Stati Uniti d'America. Sì, oltretutto, quindi bisogna stare molto attenti a questa organizzazione. Oltretutto, se non ricordo male, Putin non lo ha neanche ricevuto quando è andato in Russia. C'è stato Salvini, è andato in Russia circa 3 settimane fa, un mese fa, cioè sperando di ricevere di nuovo un incontro da Putin. Putin ovviamente non si è degnato di incontrarlo. Tra l'altro, per ricordare che lo stesso Salvini si è allineato sulle posizioni dei vari portavoce della NATO, dicendo che per risolvere i problemi in Siria bisogna rimuovere Assad. Questo la dice lunga su quello che fanno certe organizzazioni. Un'ultima cosa, visto l'imponente manifestazione che si sta svolgendo adesso, dico, nonostante distinguo, visto che ci sono anche altre città, Roma è l'altro fronte, diciamo, più consistente, che sta manifestando nello stesso giorno, nelle stesse ore, dico, pensate di continuare? Di continuare nel senso di farne altre nel prossimo? Sì, noi come Comitato contro la Guerra di Milano è da 3 anni e mezzo che stiamo andando avanti a manifestare, a fare presidi, assemblee, dibattiti, da 3 anni e mezzo. Siamo stati i primi a sinistra che abbiamo organizzato tutta una serie di iniziative sulla guerra imperialista, cose che non si facevano da anni. La responsabilità di queste mancanze derivano dai vari dirigenti che hanno guidato verso lo sfacelo la sinistra cosiddetta d'alternativa in Italia.
Okay. Noi abbiamo iniziato questo lavoro 3 anni e mezzo fa e lo proseguiremo fino alla fine, perché pensiamo che questa battaglia qui sia la battaglia prioritaria da affrontare in questo momento insieme alla questione del lavoro. Una battaglia, quindi una battaglia di civiltà. Certo, una battaglia di civiltà. Va bene, grazie mille. Per andare in Siria e in 25 anni, dopo 25 anni, oggi abbiamo la questione del Donbass, perché è in atto una misura espansiva della NATO a est. Noi riteniamo che sia un'espansione criminale quella della NATO, che tanto male ha fatto ai popoli togliendo loro l'autodeterminazione. Fuori l'Italia! Dalla NATO! Fuori la NATO! Dall'Italia! Dall'Italia! Fuori l'Italia! Dalla NATO! Fuori la NATO! Dall'Italia! E con questo gesto noi abbiamo considerato la torre di Milano e l'abbiamo consegnato, considerato e consegnato, un gesto che vede la nostra diversità, una diversità coraggiosa.